Io sono indignata, indignata, soprattutto per gli H24. Non so se avete visto la trasmissione l'altra sera. Ciao! Su YouTube. Ciao! L'altra sera la trasmissione presa diretta su Rai 3, cos'era, il 16-17 gennaio, non mi ricordo. Parlava degli H24, soprattutto le donne schiavizzate nelle varie catene, non andate a comprare nei magazzini H&M, là, come si chiamano, H&M, che appunto H sta per H24, dove le donne sono sfruttate, il personale, i Carrefour in Italia e gli Ipercoop, persone schiavizzate che devono dare la massima disponibilità, sanno la sera prima che loro devono andare a lavorare alle 8 di sera, li fanno alzare alle 4 o alle 5 del mattino, se non alle 2 di notte, se no a casa, per cosa? Per 500 euro al mese. Per 500 euro al mese, non andate a comprare da H&M che sono solo stracci, vi prendono in giro, vi prendono per i fondelli, stracci a 10 euro, che 10 euro sono carissimi per uno straccio. E ripeto, soprattutto per questi H24, per la massima disponibilità che i dipendenti devono dare, disponibili 24 ore su 24, in modo che siano, ovviamente lavoro a costo zero, non si fanno nuove assunzioni, e gente che soffre di angoscia, di stress, pianti che non stanno, le mamme che non stanno a casa con i figli, è una vergogna, solo in Italia io ho visto una trasmissione fatta su questa schifezza, dove alcune donne si sono ribellate e credo che abbiano vinto qualcosa, ce l'hanno fatto, non so quanto durerà, ma è una vergogna, H24, ricordatevi, soprattutto gli Ipercoop in Italia, i Carrefour che hanno subaffittato in Italia e H&M, come cavolo si chiama, mi sta talmente sulle palle che non so neanche come si chiama, comunque sapete benissimo la catena di abbigliamento H&M che cos'è. Ecco, lì il personale è strasfruttato, deve dare disponibilità 24 ore su 24, gli mandano il messaggino alla sera alle 8, se non anche alle 10 di sera per sapere a che ora devo andare a lavorare il giorno dopo. Magari gli dicono alle 7 del mattino devi essere qua a smistare la roba, e ci sono donne che devono alzarsi alle 2 alle 3 del mattino, mettersi in macchina, fare un'ora di strada e hanno a casa dei bambini. Tutto questo per 400-500 euro al mese, magari poi di giorno devono fare altri lavori. Questa è una schifezza e siamo nel 2017 in Italia. Assurdo.